siccome abito vicino, ogni tanto ci passo, guardo se c'è qualcuno a fare dei lavori, ma per ora non ho mai visto nessuno. Sono ormai sbarrati da mesi i giardini dell'anfiteatro. Ci scusiamo per il disagio, stiamo lavorando per la vostra sicurezza. Quanto si legge in questo cartello all'ingresso, ormai sbiadito. La chiusura lo scorso 20 luglio a causa della caduta di uno dei pini che si trovano nel giardino, che ha imposto per ragioni di sicurezza l'interdizione del parco ai cittadini. Dovrebbe essere tenuto meglio e poterci passeggiare, tutto qua. I giardini sono di competenza del Museo Archeologico Mecenate. Era stato così incaricato uno specialista per valutare lo stato di salute delle piante. Ne è emerso un quadro desolante. Molte non sono in buone condizioni, sono pericolose e dovranno essere abbattute. Un intervento da decine di migliaia di euro, risorse che saranno adesso reperite tramite la Direzione Regionale dei Musei attraverso un finanziamento ministeriale che investe proprio sui parchi. Le città hanno il loro buono e il loro meno buono. Arezzo devo dire che è migliorata molto negli ultimi anni, c'è da fare qualche ritocco come questo. Ci piacerebbe restituirlo in tempi rapidi a cittadini e turisti, per questo stiamo valutando anche altre possibilità, fa sapere la direzione, ma è probabile che andremo oltre l'estate, forse settembre. Soprattutto d'estate le persone anziane o i bambini al fresco venivano a giocare qui, era un punto di ritrovo proprio praticamente in centro. Resta invece aperto il parco archeologico al quale si accede con l'ingresso al museo.